Ciao a tutti, questo è il primo video insieme ad altri dedicati a una nuova tecnica che vi propongo. La tecnica in questione è relativa alle candele fatte in casa. Quindi vi farò vedere appunto come realizzare delle candele in maniera molto semplice e divertente e appunto in casa. Quindi questo video, come ho fatto per il sapone, sarà un video molto introduttivo su appunto questa tematica e vi farò vedere come realizzare delle semplici candele multicolor, cioè appunto a strati di vari colori. E infatti vi farò vedere appunto come realizzare questo tipo di candela. Ovviamente la scelta cromatica è a vostra discrezione, quindi potete benissimo scegliere in base ai vostri gusti i colori dei vari strati. Rimando al mio sito web e all'articolo che troverete appunto su questa nuova categoria di tutorial, tutto ciò che concerne appunto il mondo delle candele, quindi dalla colorazione agli stampi e a tante altre cose, anche a come fare le candele in una maniera diversa rispetto a quella che ho fatto io, rispetto a quello che vi farò vedere in questo video, perché appunto non voglio tediarvi più di tanto, non voglio fare un video lungo 20 minuti, perché appunto cioè non è carino, secondo me non è piacevole da vedere, e quindi appunto per chi fosse realmente interessato può guardare, può andare a vedere appunto sul mio sito web. Come sempre, per qualsiasi dubbio, informazioni, consigli, suggerimenti e quant'altro, lasciate un commento sotto questo video, io cercherò appunto di rispondere a tutte le vostre domande e perplessità. Tutto l'occorrente per realizzare questo tipo di candela, fatta in questo modo, è nel box informazioni qui sotto, quindi basta che la vedete, trovate sia il link Udly che appunto l'occorrente. Spero che questo video vi interessi, che questa nuova categoria di video vi piaccia e vi possa interessare, possa darvi spunto per nuove creazioni, e quindi buona visione! Da candele come ad esempio questa, che io comprai da Ikea molto tempo fa, ho tagliato dei pezzettini come questi. E ho ricavato gli stoppini, cioè praticamente il filo che è dentro la candela. Mettiamo un po' i pezzettini in un pentolino, come ad esempio questo. Sciogliamo adesso la cera che abbiamo messo nel pentolino e la sciogliamo a bagnomaria, il che vuol dire prendere una padella abbastanza grande e metterci dell'acqua e poi ci inseriamo, quindi ci mettiamo dentro il pentolino con la cera. Quindi sciogliamo il tutto a fuoco non troppo forte. Otterremo quindi una cosa di questo tipo. Prendiamo poi dei colori d'olio, come ad esempio questi, della My Mary, e ne versiamo un pochino nella cera. Quindi mescoliamo. Come stampo per la candela, scelgo di usare un bicchiere di vetro come ad esempio questo. Questo è uno dei classici bicchieri della Nutella. Prima di versarci dentro la cera, prendo uno stoppino e lo inserisco in questo modo. Lo fermo poi con una molletta. In questo modo. Adesso versiamo la cera. Lasciamo quindi raffreddare per bene questo primo strato, dopodiché procediamo con gli altri. Prima di versare il prossimo strato, assicuratevi che questa padella bianca che si sta formando ed indurendo non sia né troppo dura né troppo morbida e
fate questa operazione praticamente con un dito, con molta attenzione e con un pochino di pressione su questa patina, e quindi vi accorgerete che questo strato si sta indurendo e quindi non è troppo morbido e quindi può resistere a sopportare quindi il prossimo strato. Quindi coliamo altra cera formando quindi un ulteriore strato. Attendiamo quindi che si formi la patina bianca su quest'ultimo strato e poi ne facciamo un altro, poi un altro ancora, fino a che appunto non completiamo la nostra candela. Quando il tutto è freddo, con dei leggeri colpetti cerchiamo di staccare la cera dal vetro. E vediamo se la candela esce. Eccola qua. Quindi con quest'ultimo passaggio il lavoro è finito, come anche il tutorial. Spero che vi sia utile e spero che vi sia piaciuto. Quindi al prossimo, ciao a tutti!